Un Foligno un po' sprecone impatta al Turiddu Madami di Civita Castellana nella prima partita della stagione. In vantaggio addirittura dopo 13 minuti, incassa però 3 gol dai padroni di casa in rimonta. Vediamo subito le azioni salienti del match. Dopo 6 minuti, prima occasione per il Flaminia, è Batajotto che si vola sulla destra, pronto però il portiere a intervenire sui piedi del giocatore in uscita e a neutralizzare il pericolo. Al 13° in vantaggio il Foligno subito con Gabriele Fonti, c'è un lancio di Catanese per appunto Gabriele Fonti che salta il portiere in uscita e tutto solo, deposita a rete, 1-0 per i Falchi. Al 18° c'è un'occasione per il Flaminia con Lucchese che da due passi dalla porta tira ma Piccheri non ha grossi problemi. 24° Foligno in avanti e Urbanelli ha una buona opportunità ma il suo tiro finisce sopra la traversa. Alla maggiore occasione per il Flaminia, punizione di Funari, Piccheri respinge sulla sfera Tapin di Rodriguez che deposita in rete ma l'assistente segnala la posizione di fuorigioco di un giocatore, quindi l'arbitro fa proseguire il gioco. 2 minuti dopo però è il pareggio della Flaminia con Macri, il tiro veniva prima respinto da Piccheri ma sulla ribattuta non ha potuto nulla il portiere Fognate e quindi 1-1 il pareggio della Civita Castellana. Al 45° c'è una percussione di Urbanelli insieme a Fondi, ma quest'ultimo perviene al tiro troppo debole e proprio tra le braccia del portiere. Ancora 1 minuto dopo siamo alla 46esima, azione quasi fotocopia della precedente, con Fondi che questa volta prova di destro a giro cercando il secondo palo, ma la palla finisce però fuori. Finisce 1-1 il primo tempo. Passiamo con le immagini subito alle azioni del secondo tempo. Ancora minuto 13, questa volta della ripresa. C'è un'altra occasione per il Foligno. Fondi che offre la palla a Urbanelli. Si vola sulla destra, sorprendendo anche la difesa di casa. Lascia partire un diagonale che finisce però sull'esterno della rete a portiere battuto. Al 23° ecco il secondo gol per il Flaminia che ha segnato Funari su Mischia dopo una ribattuta di Piccheri. Al 26° il Foligno a riprovarci con Fondi che con un fendente in diagonale, la palla però finisce sul fondo. Ed ecco che al 31° siamo poco dopo la mezz'ora, la Flaminia ancora in gol con Rodriguez servito da Macri. La prima conclusione viene ribattuta dalla difesa biancazzurra, ma il secondo tentativo è finito alle spalle del portiere Piccheri. I 3 punti quindi si fermano a Civita Castellana, torna a mani vuote questa volta il Foligno. Adesso ci attendono altre partite importanti con l'Aquila, Rieti e Avezzano, quindi vedremo se i falchi si rimetteranno in carreggiata. Mister, un avvio convincente, poi dopo cosa è successo? Poi ci siamo spenti. Adesso il motivo perché ci siamo spenti non lo so. La squadra nostra non è brava, non è brava. È dall'inizio che battiamo su questa cosa qua, quindi deve essere squadra. Probabilmente ci è mancata la cattiveria. E noi senza cattiveria siamo una squadra che soffre, soffre a salvarsi, quindi ci siamo spenti. Da una parte sono contento che sia successo la prima partita, così ci serve per tutte le altre 33. Poi il calcio sono situazioni, la palla di Fondi sull'1-0, la palla di Urbanelli sull'1-1, se vanno dentro sono 2 gol a porta vuota, ma quello fa parte del gioco. Se noi perdiamo la cattiveria è dura. Era l'unico problema che mi passava per la testa dopo la partita di Matelica, dopo aver giocato in Coppa col Matelica. Se devo ricordare, noi questa data qua ce la segniamo. Come allentiamo, diventiamo una squadretta. Quindi dobbiamo stare sul pezzo. Non ci siamo stati, il risultato è il 3-1 per loro. Quindi chiaramente so arrabbiato come pochi, ma me lo tengo dentro, quindi lo ritiro fuori magari martedì e ci serve per preparare la partita con l'Aquila, che non sarà facile, ma ti ripeto. La nostra è una squadra che deve lottare su tutte le palle, su tutte le situazioni. Oggi questo ci è mancato, non deve assolutamente risuccedere. Tutto qua, credo il problema sia solo esclusivamente questo qua. Mister, un esordio perfetto, dopo un avvio difficile, poi si è vista una grande reazione della sua squadra.
Sì, no, ho detto le cose giuste, una bella reazione, quella che mi è piaciuta più di tutti, perché poi andare sotto di un gol dopo aver sfiorato 2 o 3 volte noi il gol, conosco le caratteristiche della mia squadra, insomma, già dall'altro anno hanno dimostrato di reagire positivamente in queste situazioni di gioco. Diciamo che oggi giocavamo con 6 under, senza poi l'assenza di Cardillo e Prandelli, che sono due pedine fondamentali. Calcolate che i due esterni, uno è il Battagliotta, fa il terzino, l'ho messo alto, Gonzalo non ha mai fatto la prima punta è Gori, non è un esterno ma un centrocampista. Però abbiamo affrontato, abbiamo creato tanto, vuol dire che è positivo questo da quel punto di vista. Non mi è piaciuto in 2 o 3 volte che abbiamo rischiato, noi le chiamiamo nel nostro gergo imbarcate, no? Su delle ripartenze del Foligno, però poi andremo a sistemare in settimana questo. Guardiamo la cosa positiva, insomma, che abbiamo giocato, abbiamo fatto svariate azioni, abbiamo creato tanto, bisogna sfruttarle magari un po' di più. Per quanto riguarda gli ospiti, che Foligno ha visto? Ma la squadra me ne hanno parlato bene, aspettavo questo Foligno quadrato, messo bene in campo, un 4-4-2 fatto bene, chiudevano bene e ripartivano veloci, però noi, diciamo, poi a centrocampo avevamo superiore numerica, gli avevo chiesto ai ragazzi di alzare il terzo centrocampista in mezzo alle linee di passaggio, abbiamo fatto 2 o 3 azioni proprio su quella situazione preparata in settimana e è andata bene, insomma, dai.